Direi che per le ragazze va bene. Amici di Bracciami Ancora, decimo giorno di quarantena e oggi finalmente riesco a dedicare un intero video ad un taglio di carne maestoso, imponente, che mi ha sempre affascinato, mi ha sempre rapito per tutti gli aspetti simbolici che sono collegati ad esso. È un taglio di carne che divide il mondo dei carnivori, c'è chi si appassiona e c'è chi invece lo guarda con diffidenza. Allora parliamo di Sua Maestà la Tomahawk, eccolo qua, questo mastodontico pezzo di ciccia. Allora, parliamo null'altro che di una costata alla quale appunto viene lasciato l'osso. È una trovata americana, nel senso che chi se non gli americani potevano inventarsi una bistecca che avesse quell'effetto wow che loro tanto cercano. Il nome, ragazzi, vuol dire ascia, perché si rifà all'ascia dei nativi americani, degli indiani d'America, che avevano l'ascia con la quale facevano lo scalpo ai cowboy. Perché il mondo dei carnivori si divide di fronte a questo taglio? Di base perché chi ha una visione razionale tendenzialmente guarda con diffidenza questo taglio perché non vuole pagare l'osso. Molto semplice. Perché alla fine, se noi togliamo, se tagliamo l'osso qui, zac, questa diventa una costata normalissima. Chi invece è più legato all'aspetto romantico, ama l'aspetto simbolico della carne, è più legato a questo aspetto ancestrale che vede l'uomo cacciatore e che quindi torna con la preda prendendola per le corna, in questo caso per l'osso, sicuramente è più attirato da quest'osso, è più attirato dalla forma di questa bistecca. Girando in lungo e in largo per l'Italia, io mi diverto a vedere come questa bistecca nei vari menù venga definita la bistecca di Brontosauro, T-Rex Steak, la bistecca dei Flintstones, e diciamo catturi l'attenzione del maschio alfa, di chi vuole afferrare qualcosa, di chi vuole afferrare la preda. Questa è la mia personalissima visione su questo taglio di carne. Questa bistecca ce l'ha portata Massimo Corrà, che è il titolare della macelleria Dal Massimo Goloso. Eccoli qui, stanno in Val di Non, li ho contattati, ci hanno portato la spesa a domicilio, ovviamente, perché stiamo facendo di tutto per non uscire di casa, e ci ha portato la spesa a domicilio. Ci siamo organizzati anche per fare un'intervista, intervista, ragazzi, che vi metto alla fine di questo video. Vado, diciamo, a conclusione sul ragionamento di questa bistecca. Seguitemi, ditemi se la pensate come me o se divergete. L'osso ha una valenza simbolica e a me piace paragonare questa bistecca alla torta di compleanno, ovvero sia parliamo di un taglio che non si mangia tutti i giorni, è un taglio, chiamiamolo così, per le grandi occasioni. Se ci pensate, la torta di compleanno, noi la ordiniamo, la torta, diciamo, le torte, quelle belle, tutte ricamate, sono torte per occasioni, sono dolci per occasioni particolari. È un po' lo stesso approccio che si ha con questa bistecca. Tendenzialmente è una bistecca da evento, è una bistecca da celebrazione di qualcosa. A me piace paragonare l'osso di questa carne alle candeline della torta di compleanno. Ditemi se il paragone è azzardato, però entrambi sono elementi di arredo a qualcosa che noi andiamo a mangiare. Quindi le candeline, se ci pensate, è qualcosa di irrazionale, no? Vedere delle cose che ti colano la cera sulla torta è qualcosa di irrazionale, tanto quanto l'osso. Questo è un aspetto, ditemi voi che ne pensate. Un altro elemento di dibattito è: ma è giusto o no pagare l'osso? Secondo me è giusto, e vi spiego perché, vi spiego il mio personale motivo, poi ditemi la vostra. Partendo dal presupposto che se non volete la Tomahawk non avrete mai una pistola puntata alla tempia che vi dice: ehi, ordina questa bistecca. Partendo da questo presupposto che se la ordini ti paghi anche l'osso, perché in questo modo, pagando l'osso, tu onori la bestia e onori l'allevatore che diciamo alleva l'intera bestia, onori il macellaio che ha fatto questo taglio e ci si è impegnato, e onori infine il ristoratore che paga tutto quanto. Però tu hai la tua celebrazione, ti puoi fare la foto con l'osso, te la puoi pubblicare su Instagram, te la puoi pubblicare su Facebook, puoi andare avanti di storie su Instagram a go go, e in questo caso avrai sicuramente, dal punto di vista scenico, avrai senz'altro un effetto garantito. Io direi che a questo punto è ora di apparecchiare la tavola, grigliarla e soprattutto vedere quest'osso poi a chi spetterà. Vai, vai, tiro il cappello io. Aspetta, aspetta.
Una. Wow! Alzala un po', fa un po' vedere. Fantastica! Questo è un bisteccone, vediamo quanto pesa. Quanto pesa? Un chilo secco, un chilo di ciccia. Guardate che meraviglia. Bam bam! Allora, ragazzi, parliamo di 47 centimetri di bistecca. 47 centimetri di bistecca. Si mette un po' di carta argentata intorno all'osso, così l'osso non si brucia. Ok. Molti mi chiederanno perché ho messo prima un filo d'olio e un po' di sale grosso prima, perché così quando tocca la griglia, l'olio è un ottimo conduttore, quando tocca la griglia fa subito una crosticina molto saporita. Allora, è una leggenda metropolitana quella che se metti il sale prima nella bistecca, la bistecca verrà fuori secca, ok? È una leggenda metropolitana. Non è così. E ragazzi, alcune rassicurazioni. La prima è che i nostri vicini non sono infastiditi dal fumo, fondamentalmente perché in questa palazzina in questi giorni non c'è nessuno. E la seconda rassicurazione è che non sto annerendo il sottobalcone del vicino. Tranquilli, ci siamo? Andiamo. Pronto, eh? Sei? Secondo me sarà molto buono. Vai, andiamo, Darwin, togliti Darwin, togliti, che è pericoloso. Vai, 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 vai. Eccola qua, vai. Ragazzi, Giorgio, ti prego, riprendila. Secondo me è molto molto intrigante. Allora, siccome qui, ragazzi, gli spazi sono pochi, allora Giorgio, per riprenderla ci devi avere la luce del sole sempre sulla bistecca. Ok. Si fa con mezzi di fortuna. Arriva il cane. Darwin, togliti! Direi che per le ragazze va bene, eh? La cottura è quella giusta. Direi che possiamo andare. È pronto? È pronto? Ma dove stanno ste femmine? Questo è per te, Gio, va bene, quale vuoi? Questo o questo? Quello sopra o quello sotto? Questo qua. Quello sotto? Benissimo. Ok. Com'è? Buona. La grande, ammazza quanto è buona, ragazzi. Bionda misteriosa, va bene come cottura? Perfetta. Ti piace così? Ok. Ottimo. Bene. Guarda il numero che mangio le mani. Beh, se io ce l'ho fatto, se... Mortacci quanto è buona. Che più profumata. Amici di Braciami Ancora,
La bistecca ce la siamo divorata, letteralmente era molto buona, una limousine nata e allevata qui in Trentino, era molto sincera, molto genuina come gusto, un filo d'olio, un pizzico di sale prima di schiaffarla sulla griglia ha contribuito a renderla molto molto sfiziosa, molto molto intrigante. Allora a questo punto non mi resta che urlarvi forte, grosso, che la brace sia con voi, spero di avervi fatto compagnia in questi giorni di quarantena obbligatoria, di quarantena coatta. Ragazzi, testa sulle spalle, cervello acceso, cerchiamo di mantenere comportamenti che siano consoni alla situazione, vi prego, perché io voglio, come tutti voi, tornare a fare quello che facevamo prima. A questo punto mi rimane solo una cosa: dare quest'osso a chi ne ha tutto il diritto. Descrivimi un attimo questi giorni che state vivendo. Sono giorni molto lavorativi, molto impegnativi anche psicologicamente, perché la gente ha capito che c'è questa pandemia e che devono stare in casa. Noi ci siamo naturalmente organizzati per le consegne a domicilio. Non è bello, perché lavori un po' con tutto lo stress, anche il personale che hai vedi che è un po' agitato perché non sa come comportarsi, anche la televisione continua a martellare, le problematiche ci sono, esistono, si vede, state a casa finché potete, poi si risolverà tutto e andrà tutto più bene. Logico che le aziende con una botta così si soffrirà molto. Amici di Librosimo Ancora, oggi salutiamo questa bambina di nome la giovane fan che si è rotta tutte e due i polsi. E arriva l'osso per me. Ma te mangi di... Ragazzi, il vostro osso, aspetta. Ragazzi, Il vostro osso. Ve lo taglio. Allora, Matilde, siccome poverina, povera Matilde, ha, diciamo, infortunata, scusate, ne tagliamo un pezzettino. Questa Matilde è un po' di ciccia dell'osso. Ma questa è ciccia dell'osso, molto buona. Qualità spezzata. E mangia la Matilde. Mangia. Sì. È carne, Matilde. Tu, Giorgio, ti vuoi mangiare? Fì. Ecco. Com'è? Non ti piace? Invece lancio cose serie da grandi. Ehi, ancora io. Dai, devo dire una cosa. Dilla. Ti sto riprendendo. Dilla. Ah. Giorgio, io partirei da solo dove c'è la carne. Ma voglio vedermi. No, mi vedo io. Buonissimo. Sì, non è l'osso. Sì, questo è l'osso, prendete il vinico. Ok. È mozzo. Sta masticando. Oh! Come? Non ha preso niente, vabbè.